A te, Andrea. Eccoci Francesca nell'angolo del cittadino, diamo subito il benvenuto a Sandro Vannini, difensore civico della Regione Toscana. Ben trovato Sandro, subito una domanda. L'angolo del cittadino, sappiamo, una rubrica in cui cerchiamo di dare informazioni utili a chi ci ascolta, quindi ai cittadini. Il difensore civico, io cercherei di riassumerlo, è proprio un presidio a servizio dei cittadini che cerca di venire incontro alle loro esigenze. Come e in cosa può essere utile il difensore civico? Grazie Andrea dell'invito, grazie alla vostra emittente. Il difensore civico regionale è un organismo di garanzia della Regione Toscana, insieme ad altri, garante detenuti, garante dell'infanzia. È presente in ogni regione, quasi tutte in Italia. È una istituzione presente in tutte le regioni europee ed è a servizio dei cittadini. Noi riceviamo 2250 sono state le istanze lo scorso anno di cittadini che hanno problemi con tutto ciò che è il rapporto con la pubblica amministrazione e con le società di gestione dei servizi pubblici. Bollette pazze, luce, acqua, gas, contenzioso in ambito sanitario, difensore civico e anche garante del diritto alla salute. Sono 500 le istanze in ambito sanitario, liste di attesa, accesso a cartelle cliniche, problema di tariffazione del ticket sanitario, ma anche responsabilità professionale sulle operazioni mediche. E poi la regolarità degli strumenti urbanistici, la corretta applicazione, l'accesso agli atti della pubblica amministrazione, cittadino che non riesce ad avere una graduatoria concorsuale, cittadino che non riesce ad avere una graduatoria sulle provvidenze degli affitti, contributi anche universitari. E poi c'è tutto il contenzioso in ambito dell'ambiente, inquinamento, immigrazione. Quindi andiamo, come diciamo qua in Toscana, dal lago al milione. Piccole cose che sembrano piccole, però per un cittadino, se è solo ad affrontarle, possono sembrare molto più grandi. La presenza di uno staff presso l'ufficio di difesa civica, funzionari esperti in tutti quei settori che ho citato, permette al cittadino di sentirsi meno solo, di affrontare il problema di una bolletta di 45.000 euro sul servizio elettrico nazionale, come è accaduto lo scorso anno, che diviene un problema grande per una persona anziana, che magari talvolta deve dialogare in maniera difficoltosa con i call center. La presenza nostra può aiutare a risolvere il problema. Ci siamo riusciti nel caso delle bollette molto alte nelle tariffazioni, perché era solo un problema di conteggio del sistema informatico. Questo senz'altro è un servizio molto importante per, come sottolineava giustamente Vannini, la fascia di età più alta della popolazione. La sede centrale del difensore civico è ovviamente Firenze, ma negli ultimi mesi, tornando a quello che veniva detto poco fa in studio, per evitare a tanti cittadini di prendere BlaBlaCar per arrivare a Firenze, avete deciso di aprire vari sportelli decentrati. Adesso vediamo nel servizio l'esempio di Pistoia e poi parliamo qua in studio degli altri sportelli aperti negli ultimi mesi in Toscana. Uno strumento che torna nuovamente a disposizione del cittadino, gratuito, utile nei contenziosi con la pubblica amministrazione. Parte da Pistoia la serie di incontri pubblici per illustrare la cittadinanza a chi e come funziona la figura del difensore civico, un ente a tutela dei residenti in Toscana in merito alle più disparate tematiche, tra cui casi di malasanità, bollette pazze, errori nel conteggio delle tasse e molte altre casistiche. È un servizio che dal punto di vista operativo viene gestito dal difensore civico regionale. La provincia conserva un'interfaccia che facilita l'accesso al servizio regionale, trovando la possibilità di interagire direttamente con l'ufficio relazioni col pubblico della provincia. Non solo Pistoia, nel frattempo altri sportelli sono stati aperti, altri punti di riferimento per i cittadini in altri capoluoghi di provincia della Toscana. Dopo Pistoia abbiamo scelto di aprirlo ad Arezzo e l'11 del mese di settembre, il giorno invece 27 settembre, recentemente l'abbiamo aperto a Siena. La scelta di attuare delle convenzioni tra l'ufficio di difesa civica, quindi il consiglio regionale, e le amministrazioni provinciali parte dalla constatazione che a partire dal 2010 è venuta meno la presenza della difesa civica locale con una normativa collegata alla legge finanziaria del 2010.
sono venuti meno difensori civici provinciali e comunali. L'ultimo che era rimasto era quello presso la provincia di Pistoia e proprio da lì siamo partiti, perché riceveva l'amministrazione provinciale un numero significativo di istanze. La presenza quindi di uno sportello decentrato che in una prima fase assiste i cittadini nell'attenzionamento del problema tramite gli dipendenti della provincia afferente, quindi Pistoia, Arezzo e Siena, potrà anche essere occasione che poi la istanza verrà meglio attenzionata, approfondita, analizzata dai nostri uffici regionali, dare un servizio di prossimità. Faremo la prossima iniziativa nel mese d'ottobre, equivalente presso la provincia di Pisa. Ovviamente poi torneremo anche a parlare di altre iniziative e soprattutto altre funzioni e servizi lesi alla cittadinanza dal difensore civico regionale, ma per il momento la linea torna a Francesca. Eccoci di nuovo con Sandro Vannini, difensore civico per la Regione Toscana. Abbiamo già parlato di quali siano le funzioni a tutela dei cittadini. Nei giorni scorsi avete siglato un protocollo in cui create una sorta di osservatorio della qualità dei servizi e quindi anche della trasparenza, direi un accordo importante. L'accordo importante, difensore civico regionale con Consiag, la multi-utility, che ha partecipazione importante e azionaria anche su società di gestione dei servizi dell'acqua e anche dei rifiuti, Consiag anche in un territorio che è questo, cioè della parte afferente a Prato, ma anche nella zona di Arezzo. Quindi è un osservatorio per constatare l'efficienza dei servizi forniti, cioè Consiag vuole analizzare l'efficienza delle società dove ha una partecipazione come Publiacqua e Alia. Vuole vedere l'efficienza di questi servizi forniti. L'osservatorio, arricchito anche con la presenza dell'associazione dei consumatori con le quali il difensore collabora fortemente, abbiamo anche una convenzione con il Comitato Regionale Consumatori Utenti, perché noi il nostro servizio è gratuito e quindi collaboriamo molto con il sistema consumeristico, perché siamo entrambi assieme a difendere e assistere, tutelare i cittadini, le fasce sociali più deboli o anche le persone che in quel momento hanno un problema e quindi magari non sono persone autorevoli, capaci, forti, però in quel momento hanno una temporanea debolezza di fronte a un problema. Ha già in parte anticipato la mia ultima domanda, poi torniamo da Francesca. Come rivolgersi al difensore civico? Come è possibile rivolgersi a voi, a lei in caso di necessità? Sito internet facilissimo, difensore civico regionale, difensore civico della Toscana, c'è un numero verde, ci sono anche i contatti telefonici specifici per settore di problema, che ne so, problema sui tributi c'è il funzionario che se ne occupa, problema sulla sanità c'è il numero diretto del funzionario. Siamo presenti, parlavamo di app un attimo fa, su tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram addirittura, anche se è un po' forzata, diciamo, per il ruolo istituzionale, LinkedIn. Ho sentito parlare di CITOCI, che diceva la Francesca appunto l'etimologia. Io so che piccino, piccitto, ecco, piccitto, piccitto, citto, deriva da questa stortura. Ecco, io mi sono permesso... Da senese, ascoltando appunto questa citazione anche collegata all'Accademia Rusca, e poi anche collegando appunto anche la modalità di ricerca del difensore civico ai nuovi sistemi di comunicazione 2.0 su tutti i social ci possono trovare. Invito comunque alla telefonata diretta, a un contatto diretto con i nostri funzionari, perché vogliamo umanizzare anche il problema con un'assistenza cordiale e calorosa. Grazie mille a Sandro Vannini su questa delucidazione sulle funzioni del difensore civico regionale e anche la delucidazione lessicale. Su CITO la linea torna a Francesca.